Tutti aspettavano Italia-Uruguay, diventata la partita decisiva per la nazionale azzurra ai mondiali del 2014 in Brasile, ma i ragazzi di Prandelli non ce l'hanno fatta. La vittoria, grazie a un gol di Godin, è andata all'Uruguay. Peggiore in campo, l'arbitro, che ha inventato l'espulsione di Marchisio e non ha espulso Suarez per un morso a Chiellini. Ecco alcuni commenti dei tifosi a fine partita. Passa l'Uruguay, Italia eliminata, te l'aspettavi? No, per niente, dai, che merda. Io ho sperato fino alla fine che vincesse l'Italia, però come al solito l'Italia si perde sempre nei soliti giochetti, si tirano la palla e poi si bloccano in continuazione e non c'è mai movimento. No, però gli episodi su quelli che sono, dobbiamo vincere con il Costa Rica e pazienza, andiamo a casa. Beh sì, come tutti gli italiani immagino, anche se non era meritata, perché abbiamo visto un po' i risultati come sono andati, quello che è successo, le scelte arbitrarie non erano giuste secondo me. La delusione c'è, però bisogna ripartire tra 4 anni, quindi ne so zero di calcio, però è stata una schifezza sinceramente. Una sconfitta meritata. Meritata no, anche perché direi che l'arbitro ha dato molti falli all'Italia che non c'erano e molti altri invece ce li poteva dare anche a noi. C'è qualcuno che ti ha deluso di più di altri in squadra, in campo? Sì, l'arbitro, veramente peggiore, zero. C'è qualcuno che ti è piaciuto di più degli altri? Verratti, tanta roba Verratti. Sinceramente nessuno, giusto un po' Buffon che verso la fine, meno male, ha cercato di risollevare tutte le situazioni venendo anche oltre la metà campo. Senti, chi ti è piaciuto? Qualcuno ti è piaciuto? Chi non ti è piaciuto? Cosa non ha funzionato? No, Immobile sì, così dai. Continuerai a seguire i mondiali anche se resta l'Italia fuori? Ma no, non credo, dato come sono andate le altre partite non credo proprio, non ci sono delle squadre che mi faranno seguire il mondiale. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.